credo che sia l'undicesimo anno che io frequento il primo maggio e devo dirti che ogni anno ho notato soprattutto una cosa. Scusate, qui c'è sempre un pubblico di persone che hanno una grande cultura. Qui c'è un tipo di persone, di pubblico, che hanno grande attenzione verso il nostro e il loro futuro. Si parla di unità d'Italia. Io sono il primo a dirti che sono contento, però forse per il mestiere che facciamo noi, che ci porta a girare il mondo, posso dire che mi sta un po' stretto dire che deve essere unità d'Italia. Io direi che deve essere unito il mondo. Io penso che dobbiamo veramente avere l'opportunità di arricchirci. Ci si arricchisce solo se capiamo che io sono diverso, ma c'ho una grande ricchezza se vado a conoscere uno della Sicilia, come uno di Baghdad, come uno dell'India, come un bianco, un rosso, un giallo, un musulmano, un cristiano. È un arricchimento. E questo qui, se noi lo capiamo, veramente non resta unita solo l'Italia, resta unito tutto il mondo. E ci arricchiamo noi. E la gente che c'è qua, ogni anno vengo qua e sono loro che me lo insegnano a me, capito? Adesso quest'anno mi parlano anche del nucleare, ma ci abbiamo il sole, il mare, l'acqua, il vento, ma ci manca questo, hai capito? E quindi qua è come venire a scuola.